faccio il comico per professione, proprio comico professionista. Non è che faccio un altro mestiere e poi faccio strunzo, no? E faccio strunzo la mattina e la sera, che è diverso. Sono soddisfatto della mia carriera, polivalente non so se è una bella parola, però della mia carriera sono soddisfatto, diciamo che non mi posso lamentare, mi diverte fare questo lavoro e quando riesci a fare un lavoro che ti diverte già hai vinto, diciamo, nella vita. Questo per me è una cosa molto importante. Ingegneria genetica, scienziate che non si fanno i fatti loro, fondono gene e genoma, fanno certe cose esagerate, questa è verità. Per coltivare le banane nei paesi freddi le hanno innestate il gene del merluzzo dell'Artico. Mo i banane fanno in Norvegia, mi fa pure piacere. Ma chi decide quando sono maturo? L'uomo del mondo o Capitan Findus? Allora, io vengo, sono nato e cresciuto nel paese di Massimo Troisi. Però non l'ho mai conosciuto di persona, ho conosciuto la sua, diciamo, le sue opere, ho conosciuto i suoi amici, conosco i suoi amici, proprio mi è dispiaciuto, è una cosa che mi manca nella parte umana ed artistica. Naturalmente l'ispirazione a un maestro della comicità è naturale, soprattutto perché c'è l'orgoglio di essere concittadino. Però Lourdes, ma ho la giarice perché è una cosa che tengo a capo, i chili che non riesco proprio a capire. Sono quelli che fanno in fotografia robe mangiamo. Prima mi sono mangiato. Ci stanno camminando, eh? Ma non hai sarranno mai a mano. E chi la fianca fa? Noi chi strombo cazzo? Ogni cosa che cucina, fa una pastiera, cosa in cazzo, ce l'hai messo mi piace. E mi hai fatto assaggiare. Portami la casa, ma favore! La mia opinione dei nuovi comici di Made in Sud non può essere che positiva, visto che io sono nato e cresciuto con loro. Diciamo, ci sono delle generazioni che si avvicendano poi in una città o in un movimento culturale. A Napoli c'è stato un ricambio generazionale. Io fortunatamente vengo dalla generazione precedente e ho avuto la fortuna di stare con loro, di vederli crescere, nascere e crescere. Ma poi la follia più grande è che probabilmente qualcuno è qui stasera perché si trovava, perché ha visto il mio manifesto, perché è venuto a vedermi, perché magari mi ha visto in televisione. Ma stasera non sono in televisione. Io ho fatto dei chilometri e sono venuto a dove. Voi avete fatto dei chilometri e siete venuti qua. Io sto qua. Tu stai qua. Perché muori per forza in da televisione? E poi la capa mica non è buona.